a tutti ragazzi da King Farmer, siamo qua nella puntata 51esima episodio della serie Unna 2015. Andremo ad erpicare questo campo qua, poi faremo poche cose, piccole cose, e comunico che questa qui sarà l'ultima puntata di questa avventura in questa mappa qua, perché andrò a trasferirmi in un'altra mappa. Questa la terrò in sospeso, giocherò io dietro le quinte, ma di questa mappa qua non farò più video. Andremo in una mappa americana che poi vi farò la presentazione e dopo la presentazione inizieremo questa nuova avventura, perché ho trovato in quella mappa americana alcune cose molto interessanti di cui avevo da tempo cercato, perché sono tramite Iron Farmer ho preso la passione anch'io per i posizionabili, e in quella mappa americana ci sono alcuni posizionabili già di default che mi piacciono, perché nella mia mappa qua Unna ho provato in tutte le maniere per posizionare questi posizionabili, non sono mai riuscito a farli funzionare. Ok, non mi dilungo più di tanto, cominciamo ad erpicare qua. Ok, nel frattempo io vi dico perché ho intenzione nella mappa americana di posizionare altri posizionabili che ho già scaricato da un pacchetto che ha fatto la presentazione Iron Farmer, e trovo molto carino e vorrei dedicarmi esclusivamente ai posizionabili. Ovviamente farò anche seminatura, erpicatura, aratura, concimare il campo. Però punto su i posizionabili, perché è una nuova novità, dai, una nuova avventura. Andremo a fare una nuova avventura. Niente, io adesso vado avanti qui ad erpicare. Magari al termine del campo andremo a vendere un po' di mais, perché ne ho 1 milione e qualcosa. E poi concluderemo la puntata qua con i saluti. Vabbè, arrivo in fondo e poi faccio una piccola pausa e ci vediamo al termine del campo. Ok, dai, faccio una piccola pausa e ci vediamo dopo. Eccoci qua ritornati al termine del campo. Adesso qua andremo a spostare questa per poi concludere. Ok, scendo un attimo di qua. Qui mi autotrasporto. Alcune mod che ci sono in questa mappa qua, alcune le ho già portate nella cartella della nuova serie, alcune, e alcune andrò poi piano piano metterle
in base a quelle che mi occorrono, le sposto. Ok, dai, ritorniamo. Qua acceleriamo un pochettino. Ritorniamo a ad erpicare. Qua poi questi qua li sposterò io dietro le quinte. Anche questa Zunamer qua la sposterò io. Ecco qua. Saltiamo. Ok, fatto. Questa quasi seminatrice non l'ho ancora portata nella serie, ma la porterò. La John Deere ce l'ho già. Ovviamente non porterò le mod, quelle che erano nel pacchetto di questa serie qua. Il Renault Magnum non lo porto, le cisterne dell'olio non le porto. Ok, andiamo a fare uno scarico di, ovviamente questo qua di camion di autoarticolato non lo porto perché non mi occorre nell'altra mappa. Porterò il CAT qua. Ho intenzione di portare Fortuna, questo qua, tranne il Renault, perché ho già scaricato altri camion. Ma forse porterò il Renault. Ok, dai, andiamo a fare un viaggio di mais. Anche perché sta diventando leggermente un pochettino pesante, perché giocando in single player c'è troppa roba da fare e io non riesco a stare dietro a tutto, perché le parti principali ve le ho fatte vedere e non c'è altro da farvi vedere. È troppo impegnativo, poi non è, fare video da 40 minuti non è il massimo, poi io non è che stia tanto a far video. Se mi capita lo faccio perché ho la passione. Andremo a fare passione e niente. Proviamo la nuova mappa. Magari prendo più passione di là. Qui andiamo a fare questo scarico qui. E poi faremo i saluti. Vabbè, dai, faccio una piccola pausa e ci troviamo al punto di scarico. A dopo. Eccoci qua a Raiffeisen Market.
Ovviamente non porto i soldi, non porto le culture che mi sono creato qua. Vedete, avevo fatto 401.000 di frumento, cippato 731.000. Questi qua non li porto, li lascio qua dentro nella mappa. Ok, dai. Facciamo una screen, l'ultima screen di questa mappa. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto, ma ci rivedremo, ci risentiremo nella nuova avventura della serie americana. Farò una presentazione, come vi ho detto poc'anzi, e poi inizieremo una nuova avventura. Con questo video ho concluso. Vi auguro una buona giornata e una buona serata, e ci sentiamo al più presto. Ciao ciao!